è stato un femminicidio, determinato dal movente del possesso e dell'annullamento della volontà della vittima. Il procuratore di Aosta, Luca Ceccanti, ha delineato con queste parole l'atroce omicidio di Aurienne Nathalie Laisne, una giovane francese rinvenuta senza vita all'interno di una chiesetta in rovina sopra la Salle, in Valle d'Aosta, il 5 aprile scorso. La ragazza, originaria di Lione, è stata vittima di un'agonia causata da multiple ferite da arma bianca al collo e all'addome, provocandole una gravissima emorragia. La responsabilità del delitto ricade su Sohaib Teima, un 21enne di Fermo, nelle Marche, figlio di padre egiziano e madre marocchina. Nel 2009 lui e il fratello minore furono rapiti dal padre e portati in Egitto, ma grazie agli sforzi diplomatici della polizia fecero ritorno in Italia. Successivamente la famiglia si riconciliò, dando vita ad altri due figli. Teima si trasferì poi in Francia per studiare odontoiatria all'Università di Grenoble. Il 10 aprile è stato arrestato a Lione, dove presumibilmente si era recato dopo il delitto, utilizzando mezzi pubblici. Attualmente è accusato di omicidio premeditato e aggravato dalla revoca della volontà della vittima. I media francesi hanno riportato che Teima era già sotto processo per violenza e maltrattamenti nei confronti della stessa vittima. Il processo iniziale è stato fissato per il 3 maggio. Ma sembra che i due giovani, forse dopo un tentativo di riconciliazione, si fossero recati insieme in Italia e proprio in quella chiesetta in rovina dove si è consumato l'omicidio, essendo stati avvistati sul posto alcuni giorni prima. Inoltre, il 25 marzo erano stati fermati al traforo del Monte Bianco per un normale controllo. Testimoni hanno avvistato l'individuo in compagnia della vittima nella zona di La Salle, vicino al villaggio abbandonato di Equilivaz, dove si trova la chiesetta teatro del tragico evento. Alcuni di loro hanno fornito descrizioni dettagliate, compresi particolari sul suo abbigliamento stravagante. Si è appurato che la coppia aveva già visitato l'Italia mesi prima. La madre del ragazzo ha confermato: «Sono disperata. Mio figlio non ha mai dato problemi, mai una lite. Con la sua ragazza era venuto l'anno scorso a trovarmi ed erano rimasti 4 mesi a casa mia. Stava visitando borghi abbandonati per poi postare le foto online». La dinamica esatta degli eventi tra i due e il reale motivo dell'aggressione sono ancora da chiarire completamente. A Fermo, dove il giovane assassino è conosciuto, c'è incredulità per quanto accaduto. Gli amici lo ritraggono come un individuo rispettabile, senza precedenti penali, sempre in evidenza con il suo stile eccentrico, fatto di cappellini, abbigliamento alla moda e occhiali stravaganti. Tuttavia, nonostante l'apparenza di bravo ragazzo, il procuratore di Aosta non esita a definire l'omicidio di Aurienne Nathalie come un chiaro caso di femminicidio, perpetrato con l'intenzione di annullare la ragazza. Per lui non c'è spazio per l'ipotesi del raptus, della gelosia o della passione. Il movente sembra essere il desiderio di possesso, o meglio, una dimostrazione di potere sulla vittima. Dopo averla uccisa, il presunto assassino ha addirittura manipolato il corpo della vittima, posizionandolo in una posa quasi fetale, con l'intento di farlo sembrare come se stesse semplicemente dormendo. Ha anche collocato una pietra dietro la schiena della vittima per mantenere il corpo in quella posizione. Ma i segni delle ferite da arma bianca hanno immediatamente sollevato sospetti su un'altra versione dei fatti. L'arma del delitto non è ancora stata rinvenuta e diverse ipotesi sono ancora oggetto di indagine. Tra queste, una suggestiva teoria suggerisce che dietro l'omicidio potrebbe celarsi uno di quei pericolosi giochi di sfida diffusi tra i giovani sui social media. I testimoni che hanno incontrato i due giovani prima dell'omicidio hanno fornito descrizioni dettagliate dei loro aspetti fisici. La vittima è stata descritta come pallida e molto magra, mentre il suo amico, il presunto assassino, aveva capelli neri e carnagione olivastra. Secondo quanto emerso dagli accertamenti condotti dal reparto operativo di Aosta, i due ragazzi sono giunti in Italia il 25 marzo a bordo di un autobus di linea e l'omicidio sembra essere avvenuto il giorno successivo.